Buongiorno a tutti, sono Gabriele Lombardo, investigatore del mistero, ufologo, blogger, presidente dell'associazione culturale Nuovo Millennio UFO Hunter Italia e sono qui oggi per raccontarvi in qualche modo cronologicamente più o meno quelli che sono gli eventi di Canneto di Caronia fino ad arrivare agli eventi del 2014. Partendo dagli eventi iniziali che hanno colpito questa cittadina a ridosso del mare, che si trova a sporgere sul Tirreno, a metà strada tra la città di Palermo e la città di Messina. Partiamo da un presupposto. Per quanto riguarda i fenomeni di Canneto di Caronia, c'è da dire subito che non si tratta solo di combustioni spontanee e quindi di fuochi che si innescano nelle abitazioni dei residenti, ma si tratta di tutta una serie di elementi e di manifestazioni che hanno coinvolto più cose, ma questo lo vedremo più avanti. La prima volta che si manifestano gli eventi di Canneto di Caronia sconvolgono la popolazione locale. Però gli eventi sono comunque sporadici, sono comunque piccoli e limitati, non causano danni notevoli, ma attirano l'attenzione di molti ricercatori, di molti studiosi, soprattutto di ufologia, in seguito alle dichiarazioni che nella zona del mare adiacente a Canneto di Caronia ci sono tutta una serie di avvistamenti ufologici significativi, tra i quali alcuni molto importanti di oggetti definiti uso da un punto di vista dell'ufologia che dal mare si sollevano o dentro il mare atterrano, quindi si immergono, per andare o venire in direzione proprio di Canneto. E comincia a circolare la voce che proprio in concomitanza di questo fenomeno UFO-uso si verificano i fuochi di Canneto e via discorrendo. È giusto fare una parentesi per chi non conosce bene il fenomeno ufologico. La parola UFO è un acronimo che significa oggetto volante non identificato, non sta automaticamente per extraterrestre, anche se ne comprende la possibile origine. E quindi il fenomeno USO sta per oggetto sottomarino non identificato. Nel contesto degli oggetti sottomarini non identificati si includono tre possibilità. Le possibilità in cui un oggetto ufologico si immerge all'interno di acqua, che non è detto sia il mare, potrebbe essere anche un lago, il fatto che dall'acqua esca decollando, quindi questo oggetto da un oggetto uso diventi un UFO, ma viene classificato come uso comunque, o che come un sottomarino o un sommergibile si comporti, cioè l'oggetto ufologico è totalmente immerso e si muove sott'acqua. Detto questo, passiamo al periodo principale degli eventi di Canneto di Caronia, che va dal 2004 al 2005, vede un'improvvisa escalation degli eventi e in questo caso gli incendi che si presentano nella cittadina sono più grossi, sono più significativi e sono anche più frequenti. Il periodo dei fuochi è molto più lungo del precedente, va avanti per diversi mesi, viene in qualche modo innescato il meccanismo dello stato di emergenza, si presentano in loco su richiesta dello Stato, dopo che erano già state fatte le prime indagini dall'Enel e dalle Ferrovie dello Stato per andare a escludere che c'erano dei problemi legati alla ferrovia presente subito sopra il nucleo centrale di casa di Canneto e che non ci fossero problemi dell'impianto elettrico all'interno delle abitazioni o dell'impianto che portava l'elettricità in loco. La seconda tesi, questa degli impianti elettrici, non ebbe una possibilità di sbocco in quanto
l'impianto elettrico fu verificato, non furono trovate delle anomalie. Tra l'altro l'impianto elettrico era stato fatto da pochissimi anni ed era perfettamente a norma con tanto di certificazione, così come gli impianti delle case dove avvenivano gli incendi. La tesi della ferrovia, quindi di una carica elettrostatica dovuta alla ferrovia, fu scartata quasi immediatamente, anche se ogni tanto in qualche modo qualche scienziato cerca di farla rientrare nuovamente nel circo, insomma, nel giro delle varie tesi che riguardano Canneto, e viene esclusa perché non viene notato assolutamente nulla di anomalo e frequente proveniente dall'elettricità, dagli impianti, eccetera, della ferrovia. Tra l'altro, uno degli incendi avvenuti nella fase acuta avviene molto al di sopra della ferrovia, quindi comunque sarebbe un'anomalia rispetto a quella ipotesi. Altri incendi anomali non legati alle abitazioni ma ad alcuni terreni si verificano anch'essi al di sopra delle ferrovie a distanza. E come dicevo, quindi in seguito al decadimento di queste teorie e al riverificarsi degli eventi in modo più massiccio, le autorità, oltre alla protezione civile, mandano i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco, eccetera, eccetera. Il meccanismo comunque non porta a nessuna conclusione, i fenomeni continuano, vengono coinvolti anche l'Istituto di Geofisica, vengono coinvolti scienziati, diciamo esperti di discipline di analisi, in particolar modo di elettromagnetismo, di microonde, di radiazioni e così via. Arrivano addirittura scienziati della NASA americana, dell'ente spaziale americano, a studiare. Questo di per sé è una notizia importantissima, che spesso viene omessa quando si parla di Canneto di Canonia, e soprattutto vengono coinvolte l'aeronautica militare e la marina militare italiana, oltre che la guardia costiera, che comunque ricopre un ruolo più di controllo. I risultati delle indagini non danno delle conclusioni certe, anche se un documento non ufficiale sfugge in qualche modo alla protezione civile, viene diffuso, smentito, poi riconfermato, eccetera, eccetera, in cui si dice che c'è la possibilità che a Canneto di Canonia ci siano stati scontri tra forze non convenzionali, forse probabilmente militari, così come ci sia stata la possibilità che in loco siano stati svolti degli esperimenti che sono stati condotti appunto in una zona scarsamente abitata e che potrebbero in un futuro essere effettuati in zone più ampie e più. D'altra parte si dice anche, e parliamo di documenti ufficiali della protezione civile, che sono state fatte verifiche topografiche, verifiche degli impianti da parte dell'Enel in tutta l'area circostante, rilievi in mare e a terra di tipo geologico, idrografico e quant'altro, e che per oltre 40 km dalla costa di Canneto, dalla provincia di Trapani fino alla provincia di Reggio Calabria, non risultano esserci anomalie, non risultano esserci stranezze geologiche, fenomeni naturali che possono spiegare gli eventi di Canneto, così come non ce ne sono in tutto l'entroterra della zona circostante a Canneto per oltre 30 km in tutte le direzioni. Lo dicono l'aeronautica e la marina militare italiana, almeno ufficialmente non è stato riscontrato assolutamente nulla. Voci di corridoio però sostengono che in direzione nord, leggermente spostata a est,
ci sia qualcosa sotto il mare, questo qualcosa potrebbe essere fisso o addirittura, secondo alcune tesi di origine extraterrestre, che dà origine al fenomeno delle autocombustioni ed altri fenomeni legati a Canneto di Caronia. È giusto dire che i monitoraggi fatti dagli enti governativi vanno avanti per mesi, vengono messe tutta una serie di apparecchiature nella zona di Canneto di Caronia, tra cui videocamere di sorveglianza, alcune videocamere termiche, una di queste rivolta proprio a nord-est in direzione delle Eolie. La maggior parte di queste invece rivolte nell'area dove avvengono le combustioni a Canneto, della località di Canneto. Vengono messe tutta una serie di attrezzature per il monitoraggio, attrezzature che dovrebbero verificare sia i campi elettromagnetici e le microonde, e attrezzature che dovrebbero avvertire le autorità qualora si innescasse un incendio in una delle abitazioni. Le attrezzature verranno scollegate dopo un certo periodo per mancanza di fondi, per la mancanza del verificarsi di altri eventi che man mano sciamano nel 2005 fino a sparire del tutto, e poi sostanzialmente avviene che una dichiarazione ufficiale della Protezione Civile annuncia che a Canneto di Caronia, o meglio, che Canneto di Caronia viene colpita frequentemente da fluttuazioni significative del campo elettromagnetico e da fasci di microonde che raggiungono o addirittura superano la potenza di 3 gigawatt. E stiamo parlando di dati scientifici di dominio pubblico. Non mancano in tutto questo contesto opinioni di organizzazioni o privati che in qualche modo accusano, indicano in maniera aggressiva gli abitanti di Canneto, sostenendo che si autoinfliggono questi incendi. Non mancano quindi le dicerie di corridoio che vogliono in loro i fautori e la causa di tali problematiche. Ovviamente gli abitanti di Canneto non solo non avrebbero alcun vantaggio dal fare qualcosa del genere, poiché i danni che subiscono non vengono rimborsati assolutamente da nessuno e quindi le ristrutturazioni, anche pesanti, sono a carico degli abitanti stessi, e ovviamente di certo in questo modo non hanno attirato le attenzioni in modo corretto, ma al contrario, come ci è stato detto dagli abitanti di Canneto stessi, ciò ha portato al graduale allontanamento dei turisti dalla bellissima spiaggia che si trova proprio sotto le abitazioni di Canneto. Quindi sostenere che gli stessi abitanti di Canneto siano all'origine del fenomeno non solo è qualcosa di scorretto nei loro confronti, ma è anche assurdo. Parlando con il rappresentante degli abitanti di Canneto, siamo anche riusciti a capire che spesso loro, nelle situazioni di disagio che si sono venute a creare, ogni qualvolta ci sono stati questi fenomeni, sono stati sfollati o comunque gli è stato negato l'accesso alle proprie abitazioni, trovandosi in situazioni di estremo disagio che hanno portato spesso a dover vivere per lunghi periodi in albergo o ad affittarsi altre case a proprio conto. Le autorità, devo dire, così come anche ci viene confermato dagli abitanti di Canneto, sono sempre state presenti, ma ciò che è mancato
sempre stato l'appoggio economico e sono mancate le risposte che ad oggi non vengono ancora date. Questo viene detto dagli abitanti di Canneto, così come viene detto da noi ricercatori, per il semplice fatto che dai dati che si possono raccogliere anche semplicemente basandosi su ciò che circola in rete, alla fine è plausibile pensare che qualcuno comunque sa, qualcuno ha le risposte, ma si continua ad andare avanti nella direzione del mistero, perché il mistero probabilmente deve rimanere tale, perché le origini di tale mistero sono ancora presenti e si potrebbero manifestare ancora nel futuro. Eravamo rimasti al 2005, eravamo rimasti alle indagini ufficiali e ai risultati delle indagini effettuate dalla Protezione Civile. Negli anni successivi, in alcuni casi, si ripresentano i fuochi, ma non portano gravi danni. In un caso, uno degli incendi ad un contatore viene verificato un incendio isolato e, come gli stessi abitanti di Canneto ci dicono, dalle indagini effettuate dall'Enel, in quel caso risultò che il problema era del contatore, non c'erano stati problemi esterni. Nel 2014, saltiamo tutta la parte diciamo di eventi minori, abbiamo di nuovo questi fuochi che colpiscono stavolta un'area più ristretta. Se non ricordo male, di 20-28 al massimo metri di larghezza da un fuoco all'altro. Questi fuochi hanno origine all'interno delle abitazioni, spesso sono molto significativi. In un caso hanno parzialmente distrutto la casa del rappresentante dei fuochi di Caronia, rappresentante, scusate, degli abitanti delle case colpite dai fuochi di Caronia. In genere questi attraverso la parete non si trasmettono, cioè se un incendio avviene, per dire, in un angolo della casa, piuttosto che una parete della casa, non c'è un corrispettivo incendio dall'altra parte. È importante dire che abbiamo avuto con l'associazione la possibilità di entrare nei locali, nonostante ci volessero le autorizzazioni. Nino Pizzino, che è il rappresentante, il portavoce degli abitanti di Canneto, o meglio di quelli che sono rimasti ad abitare a Canneto, perché molti nell'arco degli anni sono andati via, hanno venduto le case, e a quanto pare ci ha dato la possibilità di entrare in loco a fare dei rilievi, ci ha dato la possibilità di andare a riprendere con le nostre videocamere, a fare fotografie, quindi a visionare i materiali, anche se non potevamo e non abbiamo toccato assolutamente nulla, in quanto il tutto è posto sotto sequestro per indagini ed è considerato come una scena del crimine. Anche alcune cose che in qualche modo sono state portate fuori perché durante gli incendi sono state gettate via da casa, come nel caso di un televisore, c'è stata negata la possibilità di poterla maneggiare, ma non c'è stata negata la possibilità di fotografarla e di riprenderla, comunque osservarla anche da vicino senza toccarla. Nel 2014 ci sono stati degli eventi assurdi, totalmente inspiegabili, come per esempio il parziale scioglimento di un phon poggiato ad una normale asta dove si appendono gli asciugamani all'interno di, se non ricordo male, un bagno, e questo si è sciolto da solo con la presa a muro staccata, quindi non c'era un collegamento all'impianto elettrico. L'evento più significativo invece di questi del 2014 è avvenuto all'interno di una soffitta dove si trovava la cisterna di acqua di oltre 1500 litri,
la cisterna è stato oggetto di un incendio, la cisterna si è fusa nonostante fosse totalmente piena di acqua, è squagliata, proprio si è sciolta su se stessa, tutti i tubi di metallo che si trovavano collegati a questo contenitore dell'acqua si sono squagliati, si sono fusi, mentre tutti i tubi di plastica sono rimasti perfettamente integri. All'interno della struttura abbiamo appurato tre punti focali all'interno delle abitazioni dove le attrezzature hanno segnato variazioni del campo elettromagnetico significative. Le variazioni sono state notate a ridosso di due pareti, dove apparentemente non c'era assolutamente nulla di anomalo. In una delle due pareti non c'era l'impianto elettrico, non c'erano cassettine dell'elettricità. In un punto centrale adiacente ad una parete era possibile notare una variazione notevole del campo elettromagnetico al centro di un corridoio. In una delle pareti del corridoio era possibile vedere praticamente le cassette dell'impianto elettrico, ma il punto focale di questa variazione del campo elettromagnetico si trovava esattamente al centro del corridoio e non vicino all'impianto elettrico stesso. E un altro punto focale adiacente a questo corridoio era una parete di una camera dove era possibile notare anche qui un'altissima variazione del campo elettromagnetico. All'interno di questo muro era possibile, è quasi certo, anzi scusate, che ci sia l'impianto elettrico, ma l'impianto elettrico comunque giustificherebbe una presenza, una variazione del campo elettromagnetico soltanto nel punto dove passano i cavi, così come è stato possibile verificare che l'apparecchio funzionava correttamente. Infatti ad avvicinarsi di prese della corrente, così come di interruttori dell'impianto elettrico, segnavano appunto delle importanti e significative variazioni. A ridosso di questa parete, dal lato opposto, si trovava una stampante, una fotocopiatrice di grosse dimensioni, ma non modernissima, ed è stato significativo trovare questa stampante come fonte elettromagnetica anch'essa con alta variazione, e praticamente notare che questa fotocopiatrice era staccata dall'impianto elettrico. Nonostante fosse staccata dall'impianto elettrico, segnava un'altissima variazione dei campi elettromagnetici. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Lombardo, investigatore del mistero, ufologo, blogger, presidente dell'associazione culturale Nuovo Millennio UFO Hunter Italia, e sono qui oggi per raccontarvi in qualche modo cronologicamente più o meno quelli che sono gli eventi di Canneto di Caronia fino ad arrivare agli eventi del 2014, partendo dagli eventi iniziali che hanno colpito questa cittadina a ridosso del mare, che si trova a sporgere sul Tirreno a metà strada tra la città di Palermo e la città di Messina. Partiamo da un presupposto identificato. Nel contesto degli oggetti sottomarini non identificati si includono tre possibilità: la possibilità in cui un oggetto ufologico si immerge all'interno di acqua, che non è detto sia il mare, potrebbe essere anche un lago, e il fatto che dall'acqua esca decollando, quindi questo oggetto da un oggetto uso diventi un UFO, ma viene classificato come uso comunque, o che
come un sottomarino o un sommergibile si comporti, cioè l'oggetto ufologico per andare o venire in direzione proprio di Kennet. E comincia a circolare la voce che proprio in concomitanza di questo fenomeno UFO-uso si verificano i fuochi di Canneto e via discorrendo. È giusto fare una parentesi per chi non conosce bene il fenomeno ufologico. La parola UFO è un acronimo che significa oggetto volante non identificato, non sta automaticamente per extraterrestre, anche se ne comprende la possibile origine. E quindi il fenomeno USO sta per oggetto sottomarino non identificato. Per quanto riguarda i fenomeni di Canneto di Caronia, c'è da dire subito che non si tratta solo di combustioni spontanee e quindi di fuochi che si innescano nelle abitazioni dei residenti, ma si tratta di tutta una serie di elementi e di manifestazioni che hanno coinvolto più cose, ma questo lo vedremo più avanti. La prima volta che si manifestano gli eventi di Canneto di Caronia sconvolgono la popolazione locale, però gli eventi sono comunque sporadici, sono comunque piccoli e limitati, non causano danni notevoli, ma attirano l'attenzione di molti ricercatori, di molti studiosi, soprattutto di ufologia, in seguito alle dichiarazioni che nella zona del mare adiacente a Canneto di Caronia ci sono tutta una serie di avvistamenti ufologici significativi, tra i quali alcuni molto importanti di oggetti definiti USO da un punto di vista dell'ufologia, che dal mare si sollevano o dentro il mare atterrano, quindi si immergono,